Buonasera a tutti e bentrovati al nostro appuntamento. Io sono Federico e questo qui è il libro che vi voglio presentare e consigliare. E questo libro fa parte di una collana della casa editrice Iperborea e la collana si intitola The Passenger per esploratori del mondo. Sono delle guide di vari stati e città. Questo è il primo volume che ho di questa collana. Ed è dedicato alla Norvegia. E è una guida un po' particolare, non è una classica guida tradizionale per turisti in cui troviamo le attrazioni da andare a visitare. E è una guida che possiamo definirla come una raccolta di inchieste, di saggi, di reportage. Di vari scrittori, giornalisti, esperti locali e internazionali e che tutti insieme vanno a delineare un ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti. E devo dire che questo format l'ho trovato molto interessante perché non dà soltanto delle informazioni. E come può essere appunto le tradizioni che ci sono in uno stato, ma ha la capacità proprio di spiegarti il perché ci sono certe tradizioni, certe usanze in uno stato, o per esempio del perché ci sono delle abitudini comportamentali o delle caratteristiche in un popolo. E anche in secondo luogo mi è piaciuto perché approfondisce varie dinamiche socio-economiche e ambientali molto attuali. E per farvi capire meglio, volevo leggervi parte dell'introduzione. Paesaggi mozzafiato, turismo in ascesa, democrazia in salute, una posizione stabile e decennale nella top 10 del PIL pro capite e dell'uguaglianza di reddito, il più grande fondo sovrano al mondo, primo posto nell'indice di prosperità, che parametra non solo ricchezza, ma anche crescita, livello di istruzione e sanità pubbliche, benessere, qualità della vita e dei servizi sociali. Tra i primi 5 nelle classifiche di felicità, parità di genere, percentuale di lettori, di energia da fonti rinnovabili, di auto elettriche, la capitale più sicura d'Europa, la prima ad abolire il traffico, il più basso tasso di recidiva criminale al mondo, ultimo paese per vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici. Va bene, basta così, anche se l'elenco potrebbe andare avanti pagine. Ma c'è un ma, certo, i ma ci sono sempre. E qui non sono neanche tanto piccoli. Per dire, ce n'è uno che ha nome e cognome, un biondino come tanti, che compie uno dei più raccapriccianti atti terroristici mai visti, che sarebbe un errore imputare a follia isolata. E poi, per esempio, c'è l'elefante, quello nella stanza. È passato mezzo secolo dalla scoperta del petrolio al largo delle coste norvegesi, il vero demiurgo del paese più verde del mondo. La domanda è: può uno dei maggiori esportatori di greggio professarsi paese più verde del mondo? In questo libro si parte da qui, dalla fine, che poi è l'inizio di tutto. Ecco, al suo interno troviamo tante storie e anche molto diverse tra loro. E appunto si parte da questo paradosso di uno stato che si crede verde, che anche noi crediamo verde, ma è anche tra i più grandi esportatori di petrolio. E vengono approfonditi anche gli allevamenti di salmone che sono definiti come il nuovo petrolio, sia per la rendita ma anche per l'inquinamento che questi comportano. E vengono analizzati anche i cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacci che si verifica soprattutto del Polo Nord, rende quest'ultimo un centro di nuove dinamiche. Ambientali, geostrategiche, militari, commerciali. E dopo anche altre storie, si parla degli abiti tradizionali, in maniera simpatica, umoristica,
si analizza il rapporto tra svedesi e norvegesi, si racconta la storia di un paese, di una vallata che da settembre a marzo non riceve la luce diretta del sole e qualcuno ha escogitato una soluzione controversa per portarla. E si tratta anche di musica, del black metal norvegese, per esempio. E poi volevo concludere consigliandovi anche un film e una canzone che traggo sempre da questo libro, da un articolo che mi ha colpito particolarmente, che parla dei Sami, che sono una popolazione, un'etnia che vive nel nord della penisola scandinava. Noi li conosciamo come Lapponi. E che vivono nei vari stati della Norvegia, Svezia, Finlandia e Russia. Un popolo che ha dovuto sopportare per vari secoli emarginazione e assimilazione forzata. I vari stati hanno cercato di cancellare la loro lingua, i loro costumi, la loro cultura. E di questo se ne parla in un film che si intitola Sami Blood, che racconta la storia di una ragazza di etnia Sami che è alla ricerca della sua identità tra il rifiuto della cultura d'appartenenza e la difficoltà di far parte della nuova società. E la canzone che vi consiglio si intitola The Shaman and the Thief, lo sciamano e il ladro. L'artista, il musicista è Moddi ed è anche l'autore di questo articolo. E in questo articolo si spiega proprio l'origine di come è nata questa canzone che recupera un antico canto tradizionale dove c'è proprio questo dialogo tra queste due figure. È una bellissima canzone a due voci dove appunto c'è lo sciamano che rappresenta il popolo Sami ed è interpretato da una cantante Sami e mentre il ladro che è interpretato da Moddi e rappresenta la civiltà cristiana che va ad usurpare il territorio di questo popolo. E questi sono i miei consigli e ci vediamo al nostro prossimo appuntamento e vi auguro una buona serata. Motori ne accompagnano i sospiri, l'oggi dove è andato ieri se ne andrà. Se guardi nelle tasche della sera, ritrovi le ore che...